Allora, l'argomento sono appunto le potenzialità umane. Partiamo innanzitutto dal principio. C'è stato un team di antropologi, di psicologi, di filosofi che hanno messo a confronto le varie tradizioni religiose. Dal confronto di queste varie tradizioni religiose, quello che è emerso è che in quasi tutti c'è enfasi su sei particolari virtù. Queste virtù sono la temperanza, la trascendenza, la giustizia, il coraggio, l'amore, l'umanità e quale mi manca? Allora, giustizia, trascendenza, temperanza, amore, umanità e saggezza e conoscenza. Ok? Quindi anche nello stoicismo, ad esempio, nello stoicismo c'è la saggezza, c'è la temperanza, c'è la giustizia, c'è il coraggio e sì, queste quattro, insomma. Queste quattro virtù però sono astratte, ok? E un team di psicologi, tra cui a capo Seligman e Christopher Peterson, si sono chiesti: ma queste virtù come si manifestano nella vita di tutti i giorni? In che modo? Quali comportamenti adottano le persone per manifestare queste virtù? E hanno trovato queste 24 potenzialità di cui parleremo oggi. 24 Character Strengths è il nome originale, ovvero forze del carattere che tutti quanti abbiamo, ma alcune persone ne hanno, cioè la maggioranza delle persone ne ha almeno quattro che si manifestano in vario modo nella quotidianità. Io ho avuto a che fare con varie persone e devo dire che praticamente con nessuno mi è capitato di trovare persone che ne avessero meno di quattro, quindi se adesso ve le elencherò sicuramente ne riconoscerete almeno quattro che vi corrispondono, insomma. Perché tutto questo si connette al tema della felicità? Perché sembrerebbe che le persone che svolgono attività che sono coerenti con quelle che sono le proprie potenzialità individuali, con questi tratti del carattere che sono innati, ok? Che poi possono essere sviluppati e vengono posti in essere attraverso una scelta volontaria, le persone che agiscono in base a queste potenzialità sperimentano stati di puro coinvolgimento, di flow, di esperienze autoteliche, come abbiamo visto. Questo è abbastanza facilmente intuibile perché essendo buonasera Vale, buonasera Fair Phoenix. Ho iniziato troppo presto, forse adesso ricapitolo un pochino tutto quello che ho detto. Stavo parlando delle potenzialità. Le potenzialità sono dei tratti che sono stati scoperti da un team di psicologi e che tutte le persone hanno, però la maggioranza delle persone ne ha quattro in cui eccelle, ok? Oggi vi farò un piccolo elenco di tutte queste. Purtroppo non posso farvi fare il test originale, però penso che conoscendo, insomma, l'elenco e la spiegazione delle varie potenzialità e delle varie virtù, potrete trovare le vostre e di conseguenza capire in che modo realizzarle nella vita. Allora, aspetto un altro minutino e poi parto con l'elenco delle potenzialità. Poi se avete qualunque domanda, perplessità. Ok, allora partendo dalla prima virtù, che è la virtù della saggezza e della conoscenza. La saggezza è molto difficile da definire. Seligman e Peterson la definiscono come la capacità di utilizzare la verità per conformarsi alla realtà, cioè essere interessati nella verità delle cose e conformare i propri comportamenti adattandoli, insomma, alla realtà, gestendo un po' gli eccessi. La saggezza si manifesta attraverso sei potenzialità, sei tratti del carattere, sono fuori fuoco, eccomi. Questi sei tratti del carattere sono: il primo è curiosità, interesse per il mondo. Chi ha questa potenzialità ha bisogno di nuovi stimoli, raramente si annoia, ricerca cose nuove. Ci sono buone probabilità che se state vedendo questa live è probabile che abbiate come potenzialità la curiosità, l'interesse per il mondo. E quello che vi suggerisco di fare adesso che elencherò tutte le potenzialità è di darvi un'autovalutazione da 1 a 10, anche solo da 1 a 5, quanto vi ritrovate nella descrizione della potenzialità che vi ho detto. E questo vi darà un po' un'idea del fatto se avete questa potenzialità o meno.
Quindi la prima è curiosità e interesse per il mondo, ok? Bisogno di nuovi stimoli, bisogno di conoscere nuove cose, di sapere nuove cose. La seconda è ingegnosità, originalità, quella che di solito viene chiamata creatività, ok? Nel caso delle potenzialità si riflette nel bisogno di avere il proprio modo di fare le cose, ok? Una persona che ha questo tipo di potenzialità, ad esempio, si troverebbe alienata in un lavoro rutinario, ripetitivo. Deve trovare il proprio modo di fare le cose. Una persona con ingegnosità è tendenzialmente pigra spesso, secondo me pigrizia e creatività un po' si associano, perché la persona con ingegnosità riesce a trovare dei modi innovativi per fare le cose e per risparmiare tempo ed energie. Ok, quindi questa è l'ingegnosità, l'originalità. Poi c'è l'amore per il sapere, si distingue un pochino dalla curiosità perché riguarda proprio l'apprendere, il conoscere nuove cose, è una conoscenza per l'amore della conoscenza. Quindi chi ha queste virtù, chi ha questa potenzialità, apprezza molto lo studio, apprezza molto andare per musei, conoscere nuove cose. Quindi in questo caso è una curiosità finalizzata esclusivamente all'apprendimento, alla conoscenza. Abbiamo detto quindi curiosità e interesse per il mondo, amore per il sapere, ingegnosità, originalità, intelligenza sociale ed emotiva. Allora, la persona con intelligenza emotiva ha la competenza di essere consapevole delle proprie emozioni nel momento in cui le prova, le sa gestire, alcuni dicono controlla le emozioni, non è vero, le emozioni non si controllano, si possono gestire, il che vuol dire essere consapevoli delle emozioni quando si manifestano e non essere dominati, non essere schiavi delle emozioni, ma saperle utilizzare in maniera proattiva, in maniera creativa. Ok? Quindi la persona con intelligenza emotiva sa gestire le emozioni, è consapevole delle stesse, è consapevole dei propri bisogni, è consapevole anche delle emozioni e dei bisogni delle persone che gli stanno intorno. Ti butti in troppe cose che ti piacciono, ma non riesci a farle tutte bene, magari dovresti farle una per volta per farle tutto. Sono assolutamente d'accordo. E il fatto è proprio questo, ogni potenzialità ha i suoi pro e i suoi contro. Io sono convinto anche del fatto che ogni difetto in sé nasconde un pregio. È un pensiero un po' strano, però vi dico, magari una persona che è un po', che magari è molto disorganizzata, ok, può essere in realtà creativa, una persona che è molto rigida in realtà ha un talento per la pianificazione. Diciamo che un pregio quando si manifesta in maniera estrema può diventare un difetto. Quindi la potenzialità uno deve sapere di averla e di trovare il modo di utilizzarla creativamente in modo positivo per migliorare la propria vita. Quindi abbiamo detto, dove eravamo messi? All'intelligenza emotiva. Intelligenza emotiva, tipico comportamento della personalità ENFP. Se ti riferisci a me, io sono INFP. Sono introverso, però in questo momento in live magari sto provando a sciogliermi un pochino di più. Comunque, la persona con intelligenza emotiva può avere anche intelligenza sociale. L'intelligenza sociale è la caratteristica di gestire le relazioni, insomma, sapere essere responsivo ai bisogni altrui e sapere adattare i propri comportamenti di conseguenza. La persona con alta intelligenza sociale ed emotiva è predisposta al ruolo di leader, di solito. Poi, un'altra potenzialità che ha a che fare sempre con la saggezza e la conoscenza è la lungimiranza. Lungimiranza lo dice la parola, la persona che sa vedere al di là, ok? Che sa vedere a lungo termine, è come se vedesse il futuro, sa vedere le cose in prospettiva e adattare i propri comportamenti di conseguenza. Poi ci sono le capacità critiche e l'apertura mentale. La persona con capacità critiche non crede alle notizie false, ad esempio, cioè ha bisogno molto di verificare l'attendibilità delle notizie che trova, le fonti, tutto quanto. Riflette molto sulle cose, cerca di vedere un argomento da varie prospettive diverse contemporaneamente. Quindi queste sono le sei potenzialità relative alla saggezza e conoscenza. Ricapitoliamo: curiosità, amore per il sapere, ingegnosità, intelligenza sociale, lungimiranza e capacità critiche. La seconda virtù che abbiamo visto è il coraggio. Eppure siamo circondati da notizie false, è verissimo.
La capacità critica, quindi, proprio oggi è una potenzialità che ha più valore, insomma, che ha particolare valore in questo momento storico. Il coraggio, la seconda virtù che abbiamo detto. Come si manifesta? Quali sono i tratti caratteriali attraverso cui si manifesta il coraggio? La prima potenzialità del coraggio, secondo Seligman, è molto bello, che l'abbia associata al coraggio, è l'integrità, è l'onestà. Okay? Una persona che ha questo tipo di potenzialità detesta le manipolazioni, la manipolazione della verità, ha bisogno, insomma, che i suoi comportamenti, le sue parole, che è un bisogno che abbiamo un po' tutti. Il fatto della potenzialità è questo, è che riconosci che è un qualcosa di importante per te, che è un ideale a cui tendi. Potenzialità, appunto, non è un qualcosa che si manifesta necessariamente sempre, essendo in potenza, è il bisogno che ci dà l'informazione che quella persona ha quel tipo di potenzialità, quel tipo di tratto caratteriale. Infatti, un modo per trovare le potenzialità può essere osservare quali sono le persone che stimi, quali sono le caratteristiche che ti spingono a stimare una persona. Quindi, se stimate una persona particolarmente onesta, vuol dire che in voi c'è quel semino, quella fiammella, che osservare quella persona ve la fa attivare. E quindi le vostre potenzialità essenzialmente si riflettono nelle caratteristiche che stimate, che ritenete importanti. Se le stimate negli altri, ci sono buone probabilità che siano in potenza presenti dentro di voi. Quindi la prima potenzialità relativa al coraggio è l'integrità e l'onestà. La seconda potenzialità relativa al coraggio è la perseveranza e la diligenza. La persona perseverante e diligente, okay, si attiene ai compiti che si è preposta, okay, quindi non rimanda, non procrastina, o quantomeno sente che questo aspetto è molto importante, arrivare fino alla fine. Okay, la perseveranza, vabbè, penso la conosciamo un po' tutti. La terza caratteristica, la terza potenzialità del coraggio è l'audacia, ok? Quindi il coraggio nella forma più pura in cui si intende comunemente questo termine. L'audacia, la persona con potenzialità audacia, agisce se sa che una cosa è giusta, nonostante ci possano essere conseguenze negative per sé. Ok? Quindi se una cosa è giusta, è pronta a morire, forse a morire è un esempio estremo, però è pronta a fare di tutto per fare ciò che è giusto, ok? Quindi magari se rischia un licenziamento, parla, dice un qualcosa che è scomodo, diciamo, si assume delle responsabilità che rischiano di metterla in mostra, ok? Però nonostante questo, per il fatto che sa che quel determinato comportamento è giusto, lo fa comunque. Lo so, mi sto spiegando in modo un po' frammentario, tra un po' acquisterò un po' più di coerenza piano piano. Allora, abbiamo visto due virtù, che sono saggezza e conoscenza e coraggio. La terza virtù, come abbiamo visto, è la giustizia. La giustizia si manifesta attraverso tre fondamentali potenzialità. La prima è imparzialità, equità. L'importanza che tutte le persone ricevano un trattamento equo. Okay? Chi ha questa come prima potenzialità, magari potrebbe essere molto predisposto ad essere un attivista. Okay? Il fatto è questo, si tratta di comportamenti che tutti potremmo avere, ma se è una delle potenzialità che rientra tra le prime quattro, che poi alla fine selezioneremo, influenza moltissimo i nostri comportamenti. Quindi sì, un attivista ha imparzialità e equità come aspetto molto importante, o anche un leader. Infatti, la seconda potenzialità della giustizia è la leadership, che si distingue dall'intelligenza emotiva nonostante sia connessa, perché la leadership, in questo caso come potenzialità pura, ha tra le sue caratteristiche la capacità anche di pianificazione, di gestire aspetti complessi. Sì, la leadership è connessa, è una sorta di commistione tra intelligenza sociale ed emotiva e capacità di pianificazione. Ok. Poi, quindi queste sono le tre potenzialità della giustizia. Passiamo adesso alla virtù della temperanza.
La temperanza è molto bella come virtù, è una virtù molto orientale, molto, non so se avete presente L'ultimo Samurai, no? Con Tom Cruise, giusto? Con Tom Cruise. E quel fatto di ricercare la perfezione in ogni gesto, di avere autocontrollo, di essere prudenti, attiene alla moderazione degli eccessi. Okay? La persona temperante è un po' il saggio confuciano. Sì, ricercare la perfezione in ogni gesto, è questa la temperanza. E infatti le tre caratteristiche delle persone temperanti, secondo Seligman, sono autocontrollo, umiltà e prudenza. Vediamo queste tre potenzialità. La potenzialità autocontrollo attiene molto alle reazioni fisiche ed emotive. Quindi magari un chirurgo, che ne so, deve avere molto autocontrollo. La prudenza invece riguarda le azioni a lungo termine. Magari un investitore deve essere molto prudente, okay, nelle proprie scelte. L'umiltà, poi la terza virtù della temperanza, la terza potenzialità della temperanza è l'umiltà e la modestia. Quindi autocontrollo, prudenza e umiltà. Passiamo alla virtù della trascendenza. E che è la trascendenza? Qualcuno si potrebbe chiedere. La trascendenza riguarda tutti quegli aspetti del reale intangibili. Okay? Quindi una persona con elevata trascendenza avrà un alto livello di spiritualità, avrà un alto livello di ricerca del significato nell'esistenza. Quindi la trascendenza è quella virtù che ha a che fare con l'essenziale che è invisibile agli occhi, per citare Antoine de Saint-Exupéry, che non so come si pronunci, però vabbè, quello lì. E la trascendenza si manifesta attraverso ben sette potenzialità. La prima potenzialità della trascendenza è appunto la spiritualità. Spiritualità, anche qui come la facciamo a darci un'autovalutazione sulla spiritualità? Io direi, se vi date una valutazione da 10 o da 5, avete delle ritualità di preghiera o di meditazione, però comunque la spiritualità si può avere tranquillamente anche essendo persone atee o agnostiche. Per quanto mi riguarda anche lo stoicismo nel modo di concepire lo stoicismo in queste pratiche, come la visualizzazione negativa, come il conformare le proprie azioni al logos, il vivere secondo natura, il perseguire la virtù, questi a mio avviso sono aspetti spirituali, poi non importa che uno creda o meno in una divinità, comunque se ha a che fare con ciò che è essenziale all'essere umano, per me la spiritualità è tutto ciò che è essenziale all'essere umano, la ricerca di significato è un qualcosa di spirituale. E quindi direi, se vi date un punto zero, proprio non credete in nulla, ma non c'è bisogno di credere. Comunque non date importanza a questo aspetto. 5 se avete una ritualità di 5 o 10, dipende dal vostro sistema di valutazione, se avete una ritualità strutturata di meditazione o di preghiera, invece 3 se vi sentite persone equilibrate, insomma, che hanno questo bisogno, però non ne fanno il punto cardine della propria vita, ecco. La seconda potenzialità della trascendenza è lo humor. Humor, qui inteso come saper vedere il lato giocoso della vita, non è semplicemente far ridere a tutti i costi, ma sì, saper ve vedere il lato giocoso, ok? Saper ridere, anche l'autoironia attiene allo humor. La terza potenzialità della trascendenza è la gratitudine, ok? Il sapersi prendere del tempo per apprezzare, per essere contenti con ciò che abbiamo. E chi ha questa potenzialità, come numero uno, cioè la gratitudine, come ho già detto, è un tratto che possiamo avere tutti. Però chi ha gratitudine come tra le proprie potenzialità più importanti, lo riconosce proprio come aspetto centrale, proprio quotidianamente pensa ad apprezzare ciò che ha. Okay, quindi è un tratto estremamente importante. Così come la successiva potenzialità è la speranza. Anche qui ci sono persone che senza speranza non possono vivere, altre invece che non. Per cui è un bisogno, diciamo, secondario. E la persona che ha potenzialità speranza
ha bisogno di un motivo per andare avanti sempre e quindi è un tratto anche che ammira nelle altre persone. Personalmente la speranza ritengo sia importante, però non mi ci ritrovo tra le massime potenzialità, insomma, non, ammiro l'integrità, magari la generosità, ma non la speranza, insomma. Però ognuno, insomma, ha le proprie potenzialità. La potenzialità successiva è la capacità di perdonare. È molto bella, penso è abbastanza autoesplicativa e chi ce l'ha come prima potenzialità magari ha un mestiere o un'occupazione estremamente che ha a che fare molto con la spiritualità. Quindi magari la capacità di perdonare ce l'abbiamo tutti, ma chi ce l'ha come prima potenzialità è un monaco zen a livelli elevatissimi oppure non lo so. La prossima potenzialità è bellissima ed è la capacità di apprezzare la bellezza e l'eccellenza. La persona che ha questo tipo di potenzialità ha proprio bisogno di stimolazioni estetiche quotidianamente, è un esteta. L'esteta ha questa potenzialità. Quindi quotidianamente ricerca o ha bisogno di ammirare dei panorami, delle opere d'arte, magari fa un lavoro che ha molto a che fare con l'arte. Quindi, se avete questa potenzialità, sì, magari il critico d'arte è un lavoro che può sfruttare al meglio questo tipo di potenzialità. La successiva potenzialità è la vitalità, la passione e l'entusiasmo. Ok? Passiamo adesso alla virtù di amore e umanità. Nella virtù di amore e umanità ci sono solamente due potenzialità. E le due potenzialità in questione sono cordialità, generosità e capacità di amare e lasciarsi amare. Questa qui è quest'ultima capacità di amare e lasciarsi amare è molto ambigua perché uno potrebbe avere un punteggio molto alto nella capacità di amare e magari anche un giardiniere, certo, assolutamente, assolutamente. E, per quel che riguarda la capacità di amare e lasciarsi amare, uno potrebbe avere un'alta capacità di amare e una bassa capacità di lasciarsi amare. Quindi io direi di fare una media tra questi due aspetti e vedere qual è il vostro personale punteggio su questo. Mi dispiace, sto diventando rossissimo e non è per la vergogna, nonostante è per il calore in questa stanza. La prossima potenzialità, come abbiamo detto, è cordialità, generosità. Come si manifesta? La cordialità, la generosità si manifesta attraverso un forte bisogno di contribuire, cioè quello che fate deve avere un valore per le altre persone. Il modo più evidente può essere fare volontariato, ma non solo, è il bisogno proprio che il proprio lavoro contribuisca, migliori la vita delle altre persone. Diciamo che la generosità è la controparte più estroversa della cordialità. La generosità è improntata al dare, la cordialità è improntata, insomma, all'essere, al modo in cui ci si manifesta nelle relazioni. Allora, che farci di tutte queste potenzialità? Perché vi ho elencato tutte queste potenzialità? Perché può essere utile scoprire quali sono i propri quattro le proprie quattro potenzialità dominanti. E questo si connette molto al tema della felicità. Come ho detto prima, le persone che pongono in essere le proprie potenzialità sperimentano con più facilità stati di coinvolgimento, di flow, okay? Di totale coinvolgimento nella propria attività. E questo si connette moltissimo alla gratificazione della propria vita. Se ad esempio scoprite di avere come potenzialità numero uno creatività, che in questo caso viene chiamata ingegnosità, originalità, e magari fate un lavoro in cui è frustrata questo tipo di potenzialità, potete trovare magari un modo di fare le stesse cose, l'ideale ovviamente per vivere appieno le proprie potenzialità sarebbe trovare delle attività in cui queste vengono estremamente valorizzate. Però senza bisogno di cambiare quello che si fa, si può trovare il modo di porle in essere nella propria attività. Quindi, ad esempio, che ne so, io ho potenzialità creatività, devo studiare 40 pagine, che è un lavoro molto ripetitivo, molto
sì, molto ripetitivo, un po' alienante, ci metto la potenzialità, creatività, non lo so, inizio a ballare mentre ripeto, che sono cose che faccio ogni tanto, e a cantare mentre ripeto, a trovarmi un modo mio di fare le cose. Chi ha la creatività deve trovare il proprio modo di fare le cose. Chi ha la capacità critica invece potrebbe utilizzare questa abilità nello studio, ad esempio, magari criticando quello che legge, vedendolo da un'altra prospettiva. Leggi un manuale di testo universitario che non ti piace, allora per studiarlo, per realizzare le tue potenzialità e le tue capacità critiche mentre studi, potresti sì criticare l'autore, mentre ripeti, fai questa cosa, io non sono d'accordo perché secondo me l'autore è scemo, cose di questo tipo. E quindi potete trovare il modo di inserire le vostre potenzialità nelle attività quotidiane e questo facilita l'insorgenza di esperienze di flusso. E spero che le siate segnate, in caso ve le ripeto, le posso anche scrivere in chat e ve le rielenco velocemente. Abbiamo detto curiosità, amore per il sapere, ingegnosità, originalità, intelligenza sociale ed emotiva, lungimiranza, capacità critiche, audacia, perseveranza, integrità e onestà, imparzialità e equità, leadership, senso civico, autocontrollo, umiltà, prudenza. Saggezza e conoscenza, curiosità e interesse per il mondo grandissima che le stai scrivendo. Poi abbiamo visto spiritualità, humor, gratitudine, speranza, capacità di perdonare, capacità di apprezzare la bellezza e l'eccellenza, vitalità, passione, entusiasmo, cordialità, generosità, capacità di amare e lasciarsi amare. Grazie mille, amiche, che le stai scrivendo per me. Ok, un altro modo per trovare le proprie potenzialità è farsi le seguenti domande. Domanda numero uno. Se dovessi pensare a un momento negativo della tua vita, quali sono le tue caratteristiche che ti hanno permesso di venirne fuori? Perché la teoria è questa, che nei momenti negativi le persone utilizzano quelle che sono le proprie caratteristiche più essenziali per riuscire a venire fuori dalle difficoltà. Nei momenti negativi e nei momenti più positivi, infatti, può esserci quest'altra domanda. Se dovessi pensare a un momento positivo della tua vita, quali sono le tue caratteristiche di personalità che ti hanno permesso di viverlo? Oppure, quali sono le attività quotidiane in cui ti senti realizzato o realizzata? Quali caratteristiche hanno? E poi, di nuovo, quali sono le caratteristiche delle persone che stimo?